fare di se stessi anche quello che si vuole, non è un peccato, una cosa grave, però poi se ne risente poi più avanti. Diciamo che come ci si abitua anche all'espressione corporea, anche alla se, ci si abitua gradualmente anche ad amare. Quindi, sicuramente. È neutrale, può essere usato bene, può essere usato male, certo. Ma bisogna abituarsi dall'inizio, come dall'educazione che viene in famiglia, la cosa viene gradualmente. Però c'è una sorta di costrizione. Non è che l'adolescente non può capire cosa sia un sentimento perché è adolescente, perché c'è anche sentimenti. Io ho fatto anche a scuola diversi sondaggi, test, d'accordo o non d'accordo, non so, e tutti dimostrano che l'adolescente ha dei sentimenti profondi e vuole equilibrare. Ma infatti ne stavo parlando e pensare adolescente come quello che no, finché ha 15-20 anni no, deve pensare soltanto al sesso, non sono d'accordo. No, ma non lo pensiamo neanche noi in questa misura. Io credo che il nostro pensiero, io vedo che qua si è creato una sorta, un piccolo schieramento 3 contro 1. Io conosco già quel vostro primo. Io non ho scritto dicendo che cioè, non c'è una stima, c'è cosa, è un fatto proprio di pensiero. Comunque prima Giorgio tu hai parlato di spiritualità. Sì. E la spiritualità, che è una cosa tipica, caratteristica, un elemento della religione, è la religione la spiritualità, ma c'è un'altra spiritualità, sì. Mi permetti una cosa da aggiungere, secondo me la spiritualità è basilare, lo vedo su me stessa, io ho raggiunto un certo equilibrio spirituale anche. Chiedi a Giorgio, perché la religione, dove è mancata la religione, perché? Ma diciamo che Cardinale Martini, il nostro arcivescovo di Milano, dice che siamo arrivati quasi a una morale più rabbinica che paolina. Nel senso, rabbinica è quasi pronta al giudizio, senza togliere niente, non c'è una tradizione ebraica, però quasi incentrata sull'Antico Testamento, pronta a condannare, pronta a giudicare, pronta a fare una selezione dei peccati. Tra quella paolina insiste sui valori, in San Paolo, no? Quindi la persona ha bisogno di essere valorizzata, di cercare, no? Naturalmente questo non può trovarlo nella magia, perché la magia è un atteggiamento totalmente diverso, no? È la persona che quasi che sfida Dio, no? La persona che non crede nella libertà dell'uomo, perché pensa che ci sia un futuro già scritto, quindi posso vedere quello che succederà tra una settimana, tra un mese, e quindi è anche un insulto alla libertà umana, no? Le persone che si vuole magia non sono cattive, si illudono da persone che invece usano questo atteggiamento in maniera distorta, no? La persona ha bisogno di valore, bisogno di certezze, di sicurezze, e quindi è giustamente può trovare profondamente nella religione che lascia libero l'uomo, infatti tante persone poi l'abbandonano, perché propone anche delle cose che sono impegnative. Quindi uno va dal mago o dalla maga, non soltanto per parlare, farsi dare i numeri del lotto o la pozione magica per ritrovare l'amore perduto, ma anche per problemi sessuali, invece di andare dal sessuologo. Vorrebbe aggiungere una cosa dal punto di vista sulla magia, che deriva anche da una società, dal punto di vista materialistico, in cui non si crede più al valore dell'impegno, del sacrificio, quindi si vuole tutto subito, si vuole la cultura dell'apparenza, anche del corpo, quindi assomigliare a certi modelli proposti anche dai media, e poi anche l'abilità, no? Di volere tutto subito, anche dal punto di vista affettivo, sessuale, e quindi questo porta alle scorciatoie di cercare anche della magia, dei maghi, dei fatti che... Giorgio, ti volevo chiedere una cosa, parlando di religione, c'è un altro aspetto della religione di cui piacerebbe parlare, e tra l'altro credo che sia trattato anche nel tuo libro, le sette religiose. Sette religiose intese non soltanto come certe sette, tra virgolette, positive, ma le sette negative, le sette sataniche, dove il sesso diventa un fulcro fondamentale. Perché nascono queste cose? Perché viene utilizzato il sesso in questo modo? Aspetta un attimo, rispondami, perché... Non è che hanno molto di religioso, francamente, le sette sataniche, cioè, le sette sono religiose. Ma il diavolo è un sì, angelo, no? Sì, ma si distinguono religiose e antireligiose, no? Quelle religiose naturalmente hanno un rapporto con la divinità, con gli dèi o con Dio, quelle antireligiose hanno o un rapporto totalmente con se stesso, tipo la New Age, che non è una setta ma la mettiamo lo stesso dentro, e le sette del potenziale umano, scientologi, eccetera, più le sette ovviamente antireligiose, nettamente, in cui si parla del demonio, che come personaggio biblico o qualcosa di positivo, come il luciferismo, o qualche cosa direttamente, o come scusa
per il proprio egoismo, quindi per esempio il satanismo acido. Non tutte hanno dei rituali sessuali, ma quelle che hanno questi rituali sessuali usano il sesso come punto espressione di animalizzazione dell'uomo, no? I giovani ascoltano il monoteismo, l'uomo immagine di Dio, quindi una dimensione spirituale, immagine non fisica chiaramente, ma una dimensione intelligenza, razionalità, sentimenti, libertà, questa è l'immagine, quindi non l'immagine fisica, chiaramente antropomorfica, e queste sette usano questi rituali sessuali come segno di animalizzazione dell'uomo, l'uomo escludendo totalmente il sentimento, quindi usando il sesso in maniera negativa, esclusivamente dal punto di vista istintivo, si animalizza, no? Quindi uno, per esempio, Alistair Crowley anche, fondatore del satanismo moderno, hanno messo come uno dei cardini, quasi un decalo del satanismo moderno, appunto l'uomo non è nient'altro che una bestia e soddisfa tutti i piaceri. Quando l'uomo fa così, oltre che essere naturalmente totalmente schiavo delle proprie passioni, si abbruttisce, si animalizza. Se lo fa un animale, vero, non c'è lo senso una bestia, è giusto. L'animale non fa né bene né male, agisce per istinto, no? Partecipa alla vita, quindi se lo fa l'uomo, la persona umana non è più buona, anche perché poi si mutila di qualche cosa di importante. Grazie. Io adesso vorrei fare questa lingerie, questa biancheria intima, può esistere e convivere sotto un burka, per esempio, secondo te, tu che hai studiato un po' tutte le religioni e gli atteggiamenti anche di costume, immagino che sono un po' legati alla religione, perché il burka comunque è molto legato, non è un fatto di costume, ma è molto legato alla religione. Sotto il burka no, perché esisteva, ma adesso grazie al cielo non esiste più la legge dei talebani in Afghanistan, e non era possibile mettere niente, poi non so fino a che punto lo controllavano questo, né di attillato, né tantomeno di sexy, ecco, quindi era una camicia, una specie di camicia da notte già sotto il burka, ma questo come regola, che è ormai tramontata. Come mai c'è la critica, come vede questo, la sensualità, questa riscoperta invece dello stuzzicarsi per far rivivere la... Certamente è positivo, vabbè, bisogna vedere quale poi religione in generale. Sì, comunque... in generale, attraverso questa ricerca fatta attraverso tutte le religioni. Come sono gli approcci? Sono molto diversi, comunque sono più o meno simili? No, direi che sono abbastanza simili, ci sono religioni più rigide, altre meno rigide, ad esempio... La Chiesa Mormone è abbastanza rigida, per esempio considera addirittura la lussura come il peccato più grave, nel cattolicesimo non è così, il peccato più grave è la superbia, no? Da quale poi deriva tutto l'egoismo, non è? Certamente i peccati sessuali non sono i più gravi, sono una conseguenza certamente di quello che può essere un egoismo, no? Quello che la psicologia può chiamare una devianza, la religione può chiamare sempre il peccato, no? Che sempre ha un stesso risultato con la frustrazione, una mancata realizzazione, un bisogno. Io sono che poi bisogna chiamare. Sono convinto che la lussuria, vissuta in termini naturalmente moderati e contenuti, anzi sia una grande vissuta in termini naturalmente moderati e contenuti, anzi sia una grande medicina, un rapporto di coppia e a un amore. Beh, la lussuria ha una connotazione negativa, però non è la lussuria, l'erotismo va bene. La sensualità è ottima, ma la lussuria, almeno la definizione che abbiamo in italiano, è qualcosa di egoistico. L'egoismo non può mai fare bene né a un rapporto, né all'erotismo, né anche all'amore, diciamo. Cioè, gli eccessi in realtà non sono. È un eccesso, è un termine che denota qualcosa. No, un egoismo non piace né a un uomo né a una donna. Un egoismo, una donna non può dire. Se noi diciamo con certezze rapide che ci sono altre dimensioni, non ci sono nella scienza. Einstein diceva. Se è fisica, non è certo. Ma vedi, Giorgio, ma sono sicuro che secondo me dentro ti rendi conto, Giorgio, che c'è stato questo cambiamento. Evoluzione certamente anche storica, e questo l'ho messo in luce nel libro. Però i paletti vengono anche dalla nostra stessa natura umana. Diciamo, nessuno si sentirà mai amato se l'altro non ascolta. Ad esempio, una donna, se non è ascoltata, rispettata, capita, non si sente speciale, non si sentirà mai amata. Se un uomo da parte di una donna non si sente importante, necessario, accettato, stimato... Sì, dobbiamo essere prescrittivi, noi primi. Certamente. Diciamo, si fa così perché questa... C'è un orizzonte che dobbiamo... Per tornare, abbiamo 20 secondi rimasti. Per salutare Giorgio Natali, Maurizio e Mila continuano a restare con noi, Giorgio Bavia, ma appunto se volete approfondire l'argomento che abbiamo trattato stamattina, questo argomento così importante, così profondo, c'è questo, sessualità, religioni e sette,
un viaggio attraverso le religioni del mondo, attraverso il rapporto tra le religioni del mondo, la sessualità. Grazie Giorgio. Potete anche scrivermi via email. Giorgio.